Decine di migliaia di turisti invadono Venezia per il ponte. La città va in tilt, chiuso per troppo traffico il ponte della Libertà. Tensione tra i residenti, qui oramai è impossibile vivere. E dopo l'ennesima invasione scoppia la polemica politica. Movimento 5 Stelle all'attacco. Il blocco del traffico è colpa del comune incapace di gestire i flussi. Lo storico del Danieli a due passi da Piazza San Marco, pignorato per mancato pagamento delle rate del mutuo. Il debito ammonterebbe a 160 milioni di euro. Giornate di protesta per i dipendenti della Ilnor di Gardigiano di Scorsè. Dopo 30 dipendenti in mobilità incentivata, arriva la doccia fredda di altri 23 esuberi. Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, chiede un incontro urgente alla regione e domanda quali provvedimenti siano stati decisi per difendere il litorale dalle mareggiate. A Mestre, un laboratorio di maschere artigianali era usato come copertura per lo spaccio di droga. I carabinieri arrestano 3 persone. Incendio nella sede dell'US di via 20 settembre a Mestre. I vigili del fuoco salvano con l'autoscala un paziente e 2 dipendenti rimasti bloccati dal fumo in un poggiolo. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia Mestre. Dunque, come avete sentito, è stato un fine settimana caratterizzato da una forte presenza di turisti in città e non sono mancati i problemi. Nuovo fine settimana infernale per Venezia, letteralmente invasa dai turisti per il Ponte dei Morti. Domenica la situazione ha raggiunto il punto critico, col garage di Piazzale Roma e Tronchetto già esauriti nelle prime ore del mattino, le inevitabili code sul Ponte della Libertà e i mezzi pubblici congestionati all'inverosimile. Un fenomeno imprevisto, ma non così infrequente, da poter essere ancora tollerato dopo anni di sterili discussioni sul controllo dei flussi. Siamo sempre al solito paradosso, il turismo di massa in questo caso rappresenta la quasi totalità della nostra economia, ci fa mangiare, ci fa vivere discretamente bene, ma contemporaneamente ci impoverisce perché ci leva via residenza, tutto quanto, servizi, ma soprattutto ci fa diminuire la qualità della vita. In giornate come queste, osserva Matteo Secchi di Venezia.com, per un veneziano diventa complicato svolgere le più normali incombenze quotidiane. La difficile convivenza tra residenzialità e turismo di massa sarà al centro di una grande manifestazione di cittadini che il prossimo 12 novembre si raduneranno davanti a Ca' Farsetti portando provocatoriamente delle valigie. Noi facciamo questa manifestazione per simboleggiare ironicamente che noi siamo diventati semplicemente un disturbo per la macchina del business veneziana, perché siamo lì messi in mezzo come dei peli, anzi siamo anche discriminati perché se andiamo in cerca delle case è scritto contratti per non residenti, e sembriamo quasi dei rompiballe qui in mezzo, e quindi faremo una manifestazione anche per chiedere che sia fatta finalmente una politica seria per la casa, perché noi vogliamo continuare a vivere qua nonostante questi problemi.